La Camera del Caos nasconde ben quattro raid boss segreti, ma a mio parere la meccanica che permette di andare a combatterli è assurda. Alla fine di ogni step, eccetto quelli dove c'è il mini boss, mi pare di aver capito, avete una chance di trovare una runa come questa. Sono di tre colori possibili: gialla, verde e blu. Sono sempre o sul terreno o su una parete, una roccia, come in questo caso, sempre molto vicine, non più di 10-15 metri, quindi non diventate matti a cercare intorno, o è lì vicina o non c'è. Ogni runa è associata al suo boss, e fin qui sono i puzzle che vanno risolti che odio. Il giallo, ancora, seguiamo la scia, comparirà questa roccia rotante, appena comincerete a far danno, comparirà la runa e lì dovrete avere una build in grado di conferire abbastanza danno a farla fuori il prima possibile. Ruotando, tipo faro, comparirà anche un raggio giallo che se vi abbaglierà corrisponderà al fallimento. E per l'intera run non c'era più la possibilità di trovare questa runa. Immaginate di essere arrivati magari alla fine, trovare la gialla o aver deciso di farla gialla in uno degli ultimi step, da rifare tutto. La gialla, dicevo, è la più facile, però ogni tanto la si può anche sbagliare, Bisogna proprio riuscire a produrre un gran danno nel minor tempo possibile. Riguardo al cono di luce abbagliante, non è necessario nascondersi dietro una parete, ok, basta anche solo girarsi, ma perderete tempo e la runa potrebbe semplicemente svanire. Come capire se ce l'abbiamo fatta? La runa dovrà esplodere in questa moltitudine di simboli runici. E allora, alla fine dell'intera Camera del Caos, oltre al portale giallo che conduce alla Cassa delle Ricompense e alle statue dei conigli, troverete anche quello rosso che porta quantomeno al primo dei raid boss che sarete riusciti a sbloccare. E quanti dipende ovviamente dal numero di rune e di puzzle che sarete riusciti a risolvere, da 1 a 3. Un paio di consigli. Per avere la chance di trovarle davvero tutte e tre le rune, al momento conviene fare la stanza quella estesa, extended, prolungata. Se partite con l'idea di affrontare i raid boss, fregatene dei cristalli, spendeteli tutti in potenziamento, armi, incantesimo, resistenza al danno, quantità di salute. Chi più ne ha, più ne metta. Io mi sono comprato anche la vita extra, infatti ne ho 4. E qui arriviamo alla seconda cosa che non mi piace della meccanica dei raid boss. È troppo punitiva. È vero, è un raid boss, non mi lamento che sia difficile buttar giù. Ma se ogni volta che devo provare ad affrontarlo perdo più tempo a cercare di superare il puzzle, rifacendo più e più volte un fraco di stanze del caos, no, la cosa non mi sta bene. Anche questo che vi confermo che è il boss più facile, lo sto affrontando con la mia build più forte, cioè devo per forza venire qui con quelle build assurde che one-shottano il raid boss, altrimenti non ce ne possiamo andare in fuori. E poi non c'è proprio tregua, neanche un minimo spazio per capire la meccanica. Potessi ripeterla, ma qui 448, perdere le mie vite è finito. Ma che divertimento c'è se per sapere come affrontarlo sono costretto ad andare per forza a guardarmi una guida che mi dice: guarda, la base, è vero, di questo boss ci sono delle rune, distruggi quelle, così lo stanni, poi puoi fare danno. E se si rifugia sottoterra, spara ancora alle rocce con le rune, così lui salirà. Tra parentesi, attenzione che, come ha fatto la runa quando l'abbiamo attivata, anche questo boss potrà iniziare a spazzolare l'area con un raggio giallo, con le stesse conseguenze letali nel caso dovessimo osservarlo direttamente, istantaneamente. Ci sono delle rocce dietro le quali possiamo ripararci, alle quali possiamo sparare per uscire dalla lotta per la vita. Ok. Tutte cose che avrei però voluto scoprire io, un po' alla volta. Dammi però il tempo, dammi la possibilità. L'impressione è stata quella di una rissa caotica, condotta in modo un po' casuale, lanciavo la Feriò, sperando poi di accoppare qualche minion per uscire dalla lotta per la vita. Tra un po' preparerà il raggio giallo one shottante. Eccolo, girarsi un attimino. Non guardarlo, poi di nuovo. Ok, raggio è andato. Adesso possiamo tranquillamente tornare a combatterlo. Un piccolo colpetto di coda mi one shot, insomma. Vabbè, è vero che non ho lo scudo. Ok.
Tutto calcolato, era evidente che l'avrei fatto fuori, no? Bel drop, lo sto affrontando a livello 20, quindi uno zuccherino. Però, insomma, c'è soddisfazione, cavolo. E gli altri raid boss? E chi l'ha visti? Per la runa verde, consiglio andare prima a fare un paio d'anni da garzone presso Testwiller, perché è vero che non sarò un granché di mano ferma, è vero che avrò un po' i riflessi appannati ormai da vecchietto. C'è sto fungo, saltateci sopra, questo poi comincerà a sputare delle spore e con degli schemi sempre più difficili compariranno spore viola a cui sparare. Attenzione, dovete sparare e farle fuori la svelta, altrimenti puff, sparito, finito. Secondo tentativo, ed era lo schema più semplice. Occhio con le Tedior, perché poi se vi parte la Tedior e fate fuori una spora non viola, finito. Medeggi troppo tempo, finito. Ecco, questa è l'ultima. Dai, 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 dai. Finito. Terzo tentativo. Si fa la svelta a capire che è necessario usare delle armi con un caricatore lungo, ma che facciano anche danno, altrimenti le prendi. Ma poi questo tipo qua non è esploso e finito, finito tutto. Adesso mi devo rifare un'intera camera del caos per provarci ancora così a frustrazione assicurata. Vi ricordo che ci sono anche pezzi di equipaggiamento, tipo muleti e anelli, che aumentano non di poco, anche del 40-50%, la capienza del caricatore. E indubbiamente in questo tipo di sfida anche la precisione, se prendete un'arma pur potente, ma che ha il 40% di precisione, conta poco, almeno 70-80. Occhio che se avete anche la sfiga di accettare senza poterla rifiutare una maledizione tipo l'anarchia, che peggiora la mira, è fatta, smettete, ricominciate da zero che fate prima. Sulle console poi non è che il controller sia brillante come fluidità, finezza dei movimenti. Ecco, forse se mi fossi messo un pochino anche la distanza dal fumo importante, più indietro mi sarei accorto prima della runa viola e invece ho fatto il patatrack. E su PC si è nettamente avvantaggiati, perché basta puntare col mouse, è molto più facile secondo me. E infine la runa blu, per la quale secondo me ci vuole una quantità di C puntini LO notevole, perché bisogna beccare una mappa che non abbia come questa tutti questi saliscendi, ste grandi corna, tutti sti pinnacoli, le capanne, passaggi stretti. Che cosa bisogna fare? Prima conviene accertarsi dove sia andata a finire l'altra bolla, perché dovrete portare, vi seguirà come un cagnolino, un piccolo grumo evanescente di materia, ora lo attiveremo. Basta sostare qualche secondo nella pozza, eccolo lì che si è formato. La faccenda è che ovviamente sta alle vostre spalle, non lo vedete, probabilmente è già sparito, perché basta che tocchi voi, tocchi una corda, tocchi una di queste mille cose, guarda, è già sparito. Non ho fatto neanche tempo a partire che me lo sono già giocato. Ciao, e uno. Ritorno sulla pozzanghera. Aspetto che si formi ancora il mister che mi deve seguire, eccolo. Visto? Se ci tocca, uff, ma l'hai sprecato. E in queste condizioni, ma neanche mille anni riuscirei a portarmelo dove è finito poi il globo d'acqua, chissà. Nel caso ci fossimo riusciti, una volta portato vicino il piccolo globo al grosso globo d'acqua blu, avremmo sparato quello piccolo per distruggere quello grande. Eccolo là, ma dai, è quasi impossibile. Anche perché mi pare che ci sia un time out, dopo un po', puff, sparisce tutto comunque. Allora, ma vi sembra sensato che per fare l'attività più impegnativa e più difficile io debba penare in questo modo? Ma dove andrà a finire adesso? Fino là in fondo, anche qua, sopra, sotto. Ma quando ce la farò mai a portarla lassù? Ma fammi almeno provare all'infinito finché mi stufo. Questo, tre tentativi, e poi devo rifare tutta la camera del caos. Non lo farò mai, va contro i miei principi ludici. È una cosa insensata. Io sono sicuro che prima o poi, che so, metteranno un ingresso nel continente o qualche altra parte per andare direttamente dal boss. Perché io vorrei vedere chi è che si sta divertendo, sta facendo ripetutamente i boss, perché poi devi farli ripetutamente per riuscire a farli. Tre ore di stessa di rune per fare poi 5 minuti a morire col boss. Ma vai a quel paese, va. E il boss finale? Ma lo vedrò solo in cartolina. Per andare dal boss finale bisogna, nella stessa camera del caos, riuscire a fare tutte e tre le rune, vincere con tutti e tre i boss.
E quel boss finale, il costruttore, che poi è Tiny Tina, ha delle meccaniche che più stupide di così e frustranti non ci possono essere. Questa per me è la goccia che fa traboccare il vaso, come si dice. Non ho più motivazione neanche per andare a provare altre build. Per quale motivo? Per buttare giù per l'ennesima volta dei boss normali? L'obiettivo della caccia alle build perfette per ogni composizione di classe è proprio riuscire a battere poi i raid boss. E io qua devo trovarmi una build per riuscire a battere una runa. Devo trovare l'amuleto e l'epiferaio magico per farmi seguire da sti cosi. O poi spero che alla fine siano lamentele da vecchietto, magari voi con i riflessi pronti abbiate in realtà trovato un modo consistente di far fuori ste rune, sti puzzle e combattere contro i boss. Però io davvero mi fermo. E adesso, intanto che sono caldo e negativo, aggiungo anche tutto il resto delle cose che non mi sono piaciute o che semplicemente ritengo inferiori se paragonate con i capitoli precedenti, anche solo con Borderlands 3. Nulla da dire, questo è evidente sulla grafica, è migliorata e non poco. Eccolo lì quel cavolo di globo. Ma guarda te dove si era fermato. Vediamo se riesco ancora a recuperarlo, se sa che speranze. E anche il sistema, le meccaniche del combattimento non poteva essere diversamente. Qui il motore è esattamente quello di Borderlands 3. È inutile andarci intorno. Già abbiamo pianto a sufficienza sul doppiaggio. La storia, beh, è banalotta. Per fortuna l'atmosfera Dungeon Dragon aiuta parecchio. Comunque c'è quel minimo di freschezza. Le mappe e le ambientazioni sono meravigliose. Il primo playthrough è stato onestamente comunque molto bello. Poi però comincio a fare i paragoni con anche già solo con Borderlands 3, figuriamoci con Borderlands 2, dove adesso partirei subito per farmi un'intera nuova storia se avessi un personaggio diverso. In sintesi potremmo comunque definirla adeguata. Anche la lunghezza non è un grosso problema. Ci siamo lamentati tanto in Borderlands 3 perché sì, era lunga, ma continuavamo a andare avanti e indietro tra la Sanctuary, un personaggio porta questo pezzettino, quest'altro e così via. Qui c'è una specie di corrispondente, anche se non così sfacciato, ma piuttosto fastidioso. Abbiamo già capito di cosa sto parlando. I dialoghi a volte sono lunghi, non li puoi saltare, una pizza. Certo, una storia relativamente breve dovrebbe essere bilanciata da un endgame adeguato. La Camera del Caos in sé è davvero bella. La componente Orda Arena è meno evidente perché gli spazi sono più ampi, guardate questa mappa quanto è grande, tutto sommato. La varietà delle stanze è appena appena sufficiente, non sfavillante come avevano voluto farci credere. Qui alla fine sono sempre quelle stanze in cui sembra di giocare. Anche le sfide degli obelischi, degli altari, le biglie, anche i dadi sono comunque ben congegnati, ma sono un corredo molto piacevole, è un qualcosa che non può comunque essere privato, secondo me, del meccanismo rivitalizzante dei veri DLC, un Capitan Scarlet o qualunque altro di Borderlands 2, ma anche di Borderlands 3, che non erano davvero male. Di nuovo in sintesi, e sempre per me, un endgame bello, ma che diventa ripetitivo e un po' noioso, un po' troppo velocemente. E poi tutta la serie dei vecchi peccatucci più o meno gravi della Gearbox. Gliel'avevamo in pare fatto chiaramente capire, no? Che non ci piacciono i modificatori Chaos. Ce li siamo ritrovati. Tutti. E il primo non possiamo rifiutarlo perché siamo obbligati ad accettarlo dal Signore dei Draghi alla fine del primo step della Camera del Caos. E anche sui drop non dedicati eravamo stati belli chiari, no? Non ci piacciono perché rende frustrante il farming degli oggetti che ci servono. Cosa abbiamo ora? Che la maggior parte dei boss non ha un drop dedicato. Perfetto. Già mi sono pentito poi del tempo che ho dedicato a farmare, a curare le build. E ho detto no, aspetto un po', poi alla fine non ci resiste. Risultato. Ogni paio di settimane, nerf, buff, ma quanto tempo sprecato. Cioè tu non rispetti niente del nostro tempo. Peggio, sei colpevole perché come diversi youtuber che avevano avuto accesso anticipato quel paio di settimane alla versione preliminare del gioco, avevano, ad esempio, mi ricordo questo, segnalato per tempo settimane prima, guardate che c'è una pistola, era Liquid Cooling, che è assolutamente OP, siete sicuri? Evidentemente lo volevano, no? Come specchietto per la lodele. Però, stranamente, giusto appena prima del primo DLC comincia a nerfare tutto. E sempre casualmente
i soliti oggetti OP che puoi trovare soltanto nel DLC, peggio ti sberlefano, perché se non prendi il DLC li droppi pure, annacquandoti il pool dei drop del gioco senza DLC. Vogliamo parlare ora di aumenti di level cap? Non ce ne sono stati. Come? Ce ne sono stati da sempre, fin dall'inizio, solo che non ce ne accorgevamo. È il meccanismo delle armi normali, caotiche, instabili. Adesso sono comparse quelle primordiali e saranno in arrivo tra un po', sicuramente con un altro incremento dei livelli caos a 50, ipotizzo, con quelle chiamate ascese. E tra le normali e le instabili c'è il 50% di danno base, è un casino. E allora fin da subito ci siamo trovati a rifarmare tutto, o almeno le armi principali, gli equipaggiamenti preferiti, proprio per questo motivo. E anche per questa iterazione della saga non mi hanno accontentato su quel particolare che renderebbe così piacevole fare modifiche della propria build. Possibile che per fare anche una modifica di un punticino, toglierlo da lì, aggiungilo là, io debba andare una macchina a zerare tutto, che poi sono vecchio e non mi ricordo, star lì con un foglio in cui mi sono disegnato lo schema vecchio per aggiungere e spostare un punto qua e là? Ma io voglio farlo al volo, è così difficile. Apro l'albero delle skill, vado sulla skill, due tastini, aggiungi, togli, che ci vuole? Cosa ci sarebbe di più bello di poterlo fare mentre ti ha appena piallato un boss? E lui dice, beh aspetta, va, proviamo, forse ho puntato su questo, mettiamoci più resistenza, mettiamoci più... Queste skill esaltano quest'arma, ma adesso voglio provare a cambiarla, quindi cambio anche le skill, sarebbe bellissimo. Così invece, a me, sempre a me, passa la voglia di sperimentare. E poi abbiamo appena visto questa assurda meccanica di accesso, quantomeno di accesso, capite, di accesso ai raid boss. Tento un giudizio definitivo, personalissimo ovviamente. Posso forse dirmi pentito dei soldi spesi, quei 59 mi pare? In parte no, perché se vado a contare quante ore ho dedicato, poi sono andato un po' di rush, se me lo fossi goduto con più calma, senza... È quello che a volte diventa un po' un tema, un lavoro, no? Di fare video, perché ci tieni, vuoi farlo, vuoi essere pronto sul pezzo quando capita l'occasione. Io sono convinto che, oltre alla novità del momento, il grosso successo, la soddisfazione che abbiamo provato tutti nel giocare un Borderlands 2, sia anche legato al fatto, almeno per me è stato così, che neanche ho pensato andare a vedere i video di youtuber. Me lo sono giocato senza sapere dell'esistenza di certe combinazioni OP o di certe armi OP. Solo dopo quasi un anno e mezzo, forse due, mi ricordo, ho trovato Yoteslaya, ancora grande onore a questo grande youtuber, purtroppo è venuto a mancare, l'Admiral Baru, Jolt, mi pare muovesse i primi passi. Tra storia principale, rifatta per due o tre personaggi, i DLC immensi, non sono tanto i 50-60 euro iniziali, bisogna anche ragionare sui 100 totali. 100 totali con 4 DLC come Borderlands 2, occhi chiusi ovviamente, come tutti abbiamo pensato. 50-50 dicevo però, non avrei comunque sbagliato ad aspettare che si stabilizzasse tutto, vedere come erano i DLC. E allora, se non avete ancora comprato il gioco a questo punto, io aspetterei le patch definitive, il meccanismo dei level cap mascherati, cioè che ormai le armi ascese siano diventate una realtà, i DLC usciti per valutare cosa acquistare. E questo lo consiglio proprio ai giocatori veterani, già passati attraverso innumerevoli cicli di farming e refarming, e subire questa instabilità iniziale rischierebbe di vederle molto più velocemente del normale logorati, con perdita di voglia di andare avanti. Per assurdo, invece, chi è fresco, novellino, ancora può sopportare questi abusi da parte di Gearbox e potrà andare avanti tranquillo. Con questo meccanismo è la prima volta che lo subisce. Ok, direi che ho parlato fin troppo. E se è vero che mi metterò in stand-by, però lo farò in modo graduale, perché mi piacerebbe, l'ho accennato l'altra volta, vedere qualche spezzone di gioco fatto con uno o due modificatori, quelli pazzi che si possono attivare col cheat engine, e vedere un po' che boiate si possono combinare, non semplicemente mettersi god mode, Se c'è qualcosa di un po' più piacevole lo farò, altrimenti no. A risentirci.